pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Vediamo. Gaia, Giorgio ti regala questo. Giorgio. Ma che bella! Bonalumi, Turcato, Tirelli, Schifano, Schifano. Eccomi, adesso arriva anche un caffè. I want to give an idea upon Manzoni's work, which is not very well understood that way, because Manzoni is considered in many instances as a Dada artist. And he's not a Dada artist at all. He's a conceptual, logical artist. And his theme is culture and nature. These are cotton rolls. Now, cotton is nature. The man's machine rolls it up, giving it a geometrical shape. He uses these rolls that he finds already made to produce a geometrical image. So it's nature and culture, they sum up to this element. But there, nothing has broken. No. Okay, you sit down. Perché, ma quello è un pioppo, qua. A me pare il cartone del cerro. È cerro. Allora niente, buonissimo. It's good. Il tuo faccino. This is a couple, for instance, and here is a package in a geometrical rectangular shape, and here is in geometrical round shape.
Because you see the coming couple, they're exactly the same. You see those two seeds up there, three seeds on the front, three seeds on the front. When man uses something to put order in matter, in materials, he uses a box, and that's spontaneously made up in a geometrical shape. It's a spontaneous gesture that is produced by culture and utilized daily. So this is the opposite of Dada. It's a deeply analyzed gesture of behavior. So do you agree? That is the reason why Manzoni is important, because he was not a Dadaist, although he was believed to be one. He's an extreme logical element of basic logic. C'era una furia, sai, distruttiva proprio. Casa nuova, bella la casa nuova. Mica una fonte in giro, vedete niente una fonte? Allora non fare così, se ti siedi, siediti qua lì in basso. Ma una tavola per... No, la tavola c'aveva due chiodi, uno si è staccato. Adesso se ti siedi sulla tavola ti infili un chiodo nel sedere. Intrappolati, allora fa andare avanti l'esploratore maggiore. Negli anni 60 cominciano con Schifano, lì c'è Scarpita come procedendo da Burri, c'è Scarpita e Rotella, e poi comincia Schifano con gli anni 60 proprio come classico. Burri scatena tutta questa
faccenda della materia. Questo qui, guarda questo lavoro di Fabio Mauri, cioè il monocromo, il meccanico, l'immagine come prodotta dalla società meccanica. E questo è prima della pop art, eh? No, lascia perdere, non dire cazzate, ma della società che è stata capace di avere un livello intellettuale e poetico capace di produrre queste cose, è un fenomeno di società. Certo, verissimo, però anche di mentre c'è, individui... Mentre nascevano le brigate rosse, nascevano contemporaneamente queste cose. Prosegua. Questo è bellissimo, è quello che ho regalato alla Galleria Tema Modena, che non hanno esposto per 20 anni questi ignoranti. Guarda, è un artista gigantesco, quel minimalismo che diventa travolgente fondamento di pensiero. Io non credea puranto. Questo è un lavoro interessantissimo, questo qua, un lavoro interessantissimo proprio perché lui dà al futurismo i materiali che il futurismo non aveva, ma che voleva, avrebbe voluto avere. Certo. George, my grandfather.
Penetrazione più spazio. Penetration plus space, both of them being concept of physics. It represents, ideologically, a Renaissance perspective. Instinctively, is speaking to us of time and space. It's not an illustration of it, but it's an instinctive and necessity for him to express this idea, which is contained in the idea of space. The progression is expressing the idea of infinite, is to zero to the infinite, and from the infinite to zero. That's the strength of the intuition of the artist. He is not an illustrator of ideas. He exposed them beyond his own capacity. He's a prophet of the basic theory of knowledge of his time. Ci mettiamoci lì. Tong. Tong. Ah. Io mangio questo di mozzarella di salmone. No, di salmone e cosa? E di questo trinchetto è tutto un blocco di roccia tagliata, rovinato dai cipressi arizonici che ci vorrebbe la bomba proprio. Che hanno tagliato? Ecco, con i ferri. Con i ferri? Guarda, questo andiamo a vedere quello che è bellissimo, l'elefante di Pirro che macella un soldato romano. Il naso coperto di felci. Vabbè, non lo fare. Se ti dico di non farlo vuol dire che non devi farlo. Non farlo spiritoso, perché poi becchi, oltre che caschi, becchi pure lo schiaffone. Questa è una macchina celeberrima. Una Alfa P3. L'8C Monza. Io gli regalai a Petrarco il modellino, ti ricordi? Qua vicino alla macchina di Francesco. Dai, è stato un buon maestro per me. Poi possiamo dire che c'è stata una bella amicizia. Mi ha regalato tanto di quel materiale che un terzo delle macchine che ho restaurato è quel materiale che mi ha regalato così. Ma parliamo di giapponese. Andiamo, Gaia? Andiamo. About who were the most important original contemporary artists, and you said Mala, Malevich, and then Mondrian. Then Mondrian. This is Giorgio Facchetti. I never forgot that. Contemporary thinking, which is based on scientific knowledge mainly or absolutely, and no longer in metaphysical knowledge or religious knowledge, is a product of experience settled and organized. And Balla's work is a metaphoric of this system. Enabled Numbers is again one of the most important works of contemporary art in the world. Number does not exist in nature. It's a product of man's mind. The numbers have no relation with physical shapes which could be referred to. And it's become used so much and have become so part of our knowledge that we consider something that exists, like a tree, like a stone, like a boat, like anything that is there. And therefore Balla says, all right, they belong so much to themselves, they belong so much to
man's nature environment, natural environment, that they have a, their own physical life and their own sentimental life. Intervista a papà. Qualcosa da dire, papà? A, B, C. Cosa c'entra questo? Ho detto qualche cosa. Siamo nel pomeriggio della Pasqua del 1996. Pasquetta. Pomeriggio di Pasquetta, yeah. Il sole è alto, la luna è bassa, la montagna è nella foschia. Molto interessante, ha fatto un discorso molto corto, possiamo andare. Il braccio di sabbia per le cose e i monti del vano che scende con lui in fuga e a tutto il studio cattiva per di me un'oscura flora venduta a Napoli e per mano di Antonio e capitale. Pistol shots ring out in a bar room night. Betty Valentine.